abbiamo ospiti al nostro stand in via eccezionale Fernando Cerri e Francesca Cavassi. Cosa ci volete raccontare? Come prosegue questa avventura paralimpica? Prosegue bene, prosegue con i suoi tempi, ovviamente il nostro obiettivo principale adesso è raggiungere la qualifica per Tokyo, che per tutti verrà ratificata il 31 di dicembre. No, scusate, il 31 di gennaio, per cui ci siamo tutti in corsa, perché a prescindere dalle tre squadre che si sono qualificate a Bayern, le altre sette che parteciperanno per la Lega Europea sono tutte abbastanza vicine. Diciamo che da parte il Belgio, che quest'anno ha fatto veramente l'Olanda, che si è qualificato con il Belgio, quest'anno ha fatto veramente una mega stagione, noi tutti gli altri siamo racchiusi nei 5-6 punti, per cui ci sono ancora due gare alla fine della qualifica e siamo tutti in corsa. Detto questo, sono abbastanza sereni perché il nostro punteggio più alto è più alto di quello delle altre squadre, e noi abbiamo avuto un trend più alto delle ultime gare molto, molto positivo, per cui io sono abbastanza Francesca, quanto siamo determinati in questa avventura? Moltissimo, sicuramente. Ora tutti concentrati per gennaio per l'internazionale in Italia. Io, per quanto mi riguarda, spero di portare entrambi i miei due cavalli. Uno è Oliver Witz, che è il nuovo, su cui stiamo puntando molto e sembra comunque avere le qualità adatte per fare bene. E poi, ovviamente, il mio storico Markel, che sta andando bene. Spero. E quindi ora l'obiettivo principale è quello, una volta presa, speriamo, sta qualifica per Tokyo, allora si lavorerà in visione di quello, speriamo, in modo che a Tokyo possa andare la squadra più tranquilla possibile. Com'è questo cavallo nuovo? È fighissimo. Lo vorrei io. Molto figo. E devo dire che in pochi mesi mi ha generato soddisfazioni. E si sta adattando molto bene alla disabilità, nonostante lui fosse abituato ad essere montato da una ragazza a livello junior. Quindi ci sono sia la qualità che la testa. È un cavallo molto, essendo appunto qualitativo, anche molto sensibile, quindi io devo un po' abituarmi alla sua sensibilità. Essendo appunto abituata a Maggie, che ormai è monta da 6-7 anni, per me devo raffinare sicuramente la mia monta. Però il cavallo c'è, la voglia di far bene. Sono delle mele, dottore, delle mele. Pure tutta l'Italia. Facciamo un esperimento. Prova a immaginarti. Abbiamo una qualifica. Domani scendi in rettangolo e sei a Tokyo. Com'è? Allora, sicuramente qualcosa di incredibile, perché io ho avuto la fortuna di partecipare già a Londra e a Rio, e direi che, cioè, per un atleta è il massimo. Ora sinceramente nel mio cuore quello che vorrei ovviamente è la medaglia. Spero che questa possa arrivare appunto con Oliver, perché secondo me può avere le qualità per arrivarci, però in cuor mio vorrei portare anche Maki ovviamente a Tokyo, quindi entrambi spero di farli arrivare il più competitivi possibili a quel giorno. Poi si vedrà, decideremo tutti insieme se e con quale. E con Francesca chi ci sarà in quel giorno lì? Io, ovviamente, sicuramente di fianco a lei ci sarò anch'io. Ci sarà tutti, saremo con lei, tutti quanti. E io spero che Francesca riesca a entrare. Poi ovviamente io non posso dire chi va e chi non va, perché ancora non lo sappiamo, ma che se toccasse a lei entrare in quella gara lì, possa riuscire a entrare senza pensiero, perché non puoi vincere la medaglia se pensi di vincere la medaglia, devi entrare pensando di fare la cosa più bella per te stesso e godertela dal primo momento fino all'ultimo, allora viene anche la medaglia, no? Come idea, e sono convinto che lei abbia tutte le qualità per poterlo fare, me l'ha dimostrato come si è comportata quest'anno, specialmente dopo la divisione che abbiamo avuto i mondiali, e io confido molto nel fatto che non avremo grosse difficoltà, anzi ci divertiremo a fare quella gara e poi quello che verrà, alla fine è una gara, è rotola per tutti e poi ci dovremo lavorare
saremo consapevoli di rotolare, avendo fatto tutto il possibile per non rotolare, per cui questa è già una buona, per me è già una buona, un buon modo di affrontarla. Prossimi appuntamenti in calendario? Prossimi appuntamenti in calendario, domani siamo a Malaspina, poi abbiamo la finale di Coppa Italia fine novembre a Ravenna, e poi fino a... no, lei farà un'altra gara il 23 di dicembre a Malaspina, così mangia il panettone in gara, e poi finalmente arriva la gara a gennaio sempre a Malaspina, l'internazionale, e da lì poi dopo voce ferme vedremo che cosa ci è successo e come affrontare il resto della stagione. Se non dovessimo qualificarci per Olimpiadi, andremo a Doha e staremo a Doha tutta la stagione. Io che fa caldo. A prescindere che fa caldo e si sta bene. Con uno dei due cavalli ci voglio dire. Mi sembra che questo sia l'ottimo spirito sportivo, mi sembra che sia il clima giusto, che sia il mood adatto sì. per vivere anche lo sport in una maniera, con una dimensione giusta. Io poi ci tengo a ringraziare innanzitutto Ferdi, perché grazie a lui e con lui che io ho trovato Oliver, perché l'abbiamo cercato e trovato insieme, e mi ha seguito fino agli europei, e tuttora che io sto lavorando e ringrazio con Italo Cirocchi e Norma Paoli da 2 mesi, lui è già venuto a seguirci e comunque mi ha sempre aiutato e sostenuto anche nelle difficoltà quando Magel si è fatto male ai mondiali, che per me non è stato niente semplice, e non sapevo neanche se proseguire per fermarmi, perché poi ho avuto un altro problema difficile, situazioni complicate, ora spero di aver trovato la giusta via. Quindi ci tengo a ringraziare appunto Ferdi, Italo e Norma, che spero che accompagneranno questo percorso. Poi quello che verrà verrà, però diamo tutto il massimo. Perfetto, che dire, in bocca al lupo non si dice. Va bene, fatevi un giro, divertitevi, vincete se vi capita, ma intanto divertitevi. Ma certo. Grazie. Grazie a voi.